Halloween. Civiltà antichissime la celebravano come la festa degli antenati o dei defunti. Oggi è la notte da brivido per eccellenza. Le strade si popolano di personaggi horror e di eventi unici, come quello proposto da Joseph, una splendida serata in cui il make-up è stato il vero protagonista. Abbiamo realizzato in parecchie ore sia la sposa cadavere che It, il personaggio del momento. Abbiamo eseguito una tecnica con una coprenza con degli acqua color, abbiamo dato un po' di allegria. Diventa fondamentale riuscire a costruire anche eventi importanti come quello di questa sera. Sì, io sono propensa proprio per i nostri giovani, che solitamente, ecco, ascolto molto loro e dicono sempre che magari questa Crotone è un po' spenta, non si fa niente, non c'è niente da fare, e quindi cerchiamo di realizzare un pochino per loro, per dare un po' di vitalità, ecco, alla nostra città. Una serata resa indimenticabile dalla mostra di alcuni tra gli strumenti di tortura usati nel Medioevo e custoditi nel Museo di Umbriatico. Beh, sicuramente si intonano con la notte di Halloween, sono degli strumenti di tortura che abbiamo in un museo a Umbriatico, molto visitato, devo dire la verità, e perché insomma quando si parla di strumenti di tortura, non so perché, ci c'è sempre tanta curiosità. Ci sono oltre 15 pezzi di questi strumenti qua, molto particolari, addirittura abbiamo la Venere di ferro ricostruito, ovviamente non è originale, però insomma chissà che cos'è la Venere di ferro. È uno strumento di tortura abbastanza micidiale. Non solo personaggi horror, strumenti di tortura e le classiche zucche, ma anche meravigliose profumatissime rose per una perfetta ambientazione. Io mi ispiro tantissimo alla natura, alla mia città che è Crotone, alla macchia mediterranea. Infatti queste composizioni, oltre alle David Austin, hanno come caratteristica l'eucalipto, che è una pianta verde che si trova nella macchia mediterranea, e il mirto. Il mirto era usato dalla dea Era Lacinia e facevano le corone di mirto per metterle in capo alla dea. Una bella serata all'insegna dell'arte e del terrore.